Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6, edizione della sera. In apertura la cronaca, due uomini in balia del mare questo pomeriggio a San Salvo. Si tratta di due camionisti polacchi, secondo le prime informazioni. I due avevano svolto operazioni di carico alla Pilkington quando hanno deciso di tuffarsi in mare. Sarebbero finiti nelle correnti che si formano nelle vicinanze della scogliera del porticciolo turistico a San Salvo Marina. Uno dei due camionisti, un 39enne, è stato salvato da un pescatore e due marinai che, vedendolo annaspare, lo hanno soccorso con il loro gommone. L'uomo è in ipotermia e verrà ora trasferito all'ospedale di Vasto. Il suo connazionale, invece, è ancora disperso in mare. Tuttora sono in corso le ricerche sul posto 118, Guardia Costiera e Carabinieri, e vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda nel corso delle prossime edizioni. Ma ora andiamo avanti con il nostro telegiornale, occupiamoci di politica. Si avvicina il ballottaggio per determinare il nuovo sindaco di Chieti. La sfida 2 è tra Fabrizio Di Stefano e Diego Ferrara ed entrambi sono ora in cerca di alleati. Il primo tra i forzisti, capitanati dall'assessore regionale Mauro Febbo, mentre il secondo potrebbe avere De Cesare dalla sua parte. Ferrara e De Cesare vicinissimi all'accordo, iniziano a delinearsi gli schieramenti in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre. Uno tra Diego Ferrara e Fabrizio Di Stefano sarà il nuovo sindaco del capoluogo teatino. In queste ore dialogo in corso tra la coalizione di centrosinistra e il polo civico che fa capo a Paolo De Cesare. Fin dal giorno degli scrutini del primo turno Ferrara aveva chiuso le porte a Di Iorio. Non parliamo con la destra, aveva dichiarato, per poi però mandare un chiaro messaggio a De Cesare. Con De Cesare il discorso è aperto da tempo, sia per motivi anche personali. Io conosco il ragazzo perché è stato compagno di scuola di mia figlia, stimo fortemente tutta la famiglia De Cesare, quindi c'è un, come devo dire, una specie di trasporto anche affettivo ed emotivo nei suoi confronti. E lo stesso De Cesare quest'oggi fa sapere di essere pronto a schierarsi in vista del ballottaggio. Tenendoci ben lontani da ideologie e partitismi, recita il comunicato stampa del Polo Civico, nell'interesse della città siamo disponibili a chi vorrà far proprio questo approccio e, prosegue, rompere drasticamente col passato. E con passato De Cesare non può che riferirsi al centrodestra, che con Di Primio ha governato Chieti negli ultimi 10 anni. Ma anche in casa di Stefano potrebbe aggiungersi un posto a tavola. Fratelli d'Italia si stringe intorno al proprio candidato sindaco e vuol far pace coi forzisti. Il centrodestra deve essere unito anche a Chieti, ha dichiarato il coordinatore regionale Etel Sigismondi. Noi siamo impegnati, come ho sempre detto, come Fratelli d'Italia, ad allargare il più possibile, a facilitare il rapporto e il dialogo tra le forze del centrodestra. Il centrodestra per Fratelli d'Italia è un valore, e così come è un ambiente di lavoro, un ambiente di lavoro che sta dando i propri frutti a livello regionale e in alcuni capoluoghi di provincia come L'Aquila e Pescara importanti. La stessa cosa secondo noi deve essere fatta a Chieti. E adesso è attesa la risposta di Mauro Febbo, che forte del risultato di Forza Chieti al primo turno, quasi l'8% delle preferenze, potrebbe tornare a testa alta nella casa del centrodestra. E ancora politica a seguito delle comunali. A Montorio al Vomano è pronta la squadra del neosindaco altitonante. Raniero Barnabei è il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, sicurezza e protezione civile, ricostruzione, rapporti con le frazioni e personale. Francesca Di Luigi è l'assessore alle politiche sociali e della casa, pari opportunità e bilancio. Francesco Ciarrocchi è l'assessore all'urbanistica ed all'edilizia privata, mentre Mariangela Cortellini è l'assessore alle politiche del lavoro, attività produttive, commercio, turismo e ambiente. Ora non c'è tempo da perdere, dobbiamo metterci al lavoro, c'è tanto da fare, ha commentato il primo cittadino, che spiega come nei prossimi giorni saranno definiti anche gli incarichi per i consiglieri delegati. Andiamo ora avanti con il consueto bollettino sull'andamento della pandemia. Sono 16 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Abruzzo, uno nell'Aquilano, 7 nel Chietino, 7 nel Pescarese e 1 nel Teramano. 59 i ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva, 762 in isolamento domiciliare, 3.035 i dimessi e guariti. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 821.
1.194.249 test complessivi effettuati dall'inizio della pandemia ad oggi, di cui 1.696 nelle ultime 24 ore. I positivi di oggi hanno età compresa tra 1 e 81 anni. I dati sono forniti dall'assessorato regionale alla sanità. Andiamo ora avanti con il nostro telegiornale. Disabili bloccati in casa per la mancanza di ascensori alle case Gescal di via Valle San Mauro. Questa è la denuncia che arriva dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Una denuncia che arriva dalle case Gescal di Pescara. Consigliere Pettinari, ci sono dei disabili in queste palazzine, non ci sono degli ascensori e dunque le persone sono letteralmente bloccate in casa. Sì, veramente una situazione vergognosa, una battaglia che sto conducendo da oltre un anno. Parliamo di via Valle San Mauro, case Ater, quindi di proprietà della Regione Abruzzo, civici 40, 42 e 44, sprovvisti degli ascensori. Sono proprio qui che sono disabili, al 100% invalidità, anziani, persone che non possono salire e scendere da casa. Addirittura delle persone anziane sono rimaste segregate in casa per tanti anni, sono morte, decedute con la speranza di poter vedere la luce del sole e non sono potute più scendere. Una cosa vergognosa. Io da oltre un anno ho chiesto alla regione di stanziare fondi per installare questi ascensori, mi hanno preso in giro perché mi avevano promesso la realizzazione di questi lavori, non sono stati fatti. Ho avuto un'interlocuzione proprio in questi giorni, in questi ultimi giorni, sempre con i vertici della regione, che mi hanno promesso nuovamente che si faranno questi lavori, ma sono solo promesse vane, perché qui non vediamo niente. Oltre alla richiesta che faccio espressamente al Presidente di Regione Abruzzo, sperando che mi ascolti questa volta, di installare gli ascensori al 40, 42, 44, quindi di trasferire i fondi all'Ater, faccio un appello anche per la manutenzione dei palazzi, perché questi sono palazzi fatiscenti, dove ci sono infiltrazioni d'acqua, dove ci sono sotto le corti comuni, sono voragini, pavimenti divelti che causano anche incidenti a volte ai cittadini. Ecco, mi auguro che questa volta ci ascolti. Andiamo ora a Teramo, dove cambia il sistema della raccolta dei rifiuti. 11 isole ecologiche informatizzate serviranno ad integrare l'attuale porta a porta, con l'obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata e introdurre la tariffa puntuale. Vediamo il servizio. Teramo si prepara ad una mini rivoluzione della raccolta differenziata dei rifiuti con un sistema di ecoisole informatizzate che secondo i tecnici della Team garantiscono maggiori performance di conferimento e risparmio per cittadini e gestori rispetto al classico porta a porta. Il sistema partirà ufficialmente il 1° di ottobre in 10 frazioni di Teramo e nel quartiere di Collatterrato. 10 anni dall'inserimento del sistema porta a porta, la valutazione non può che essere negativa se, diciamo così, rapportata a quelli che erano gli obiettivi che erano stati annunciati, cioè l'incremento della percentuale di differenziata oltre il 65%, che fatta eccezione per l'ultimo anno con la nostra gestione non è mai stato raggiunto, e soprattutto la riduzione della tariffa che non c'è stata. Le ecoisole che non andranno a sostituire integralmente il porta a porta, ma ad introdurre un sistema integrato, quindi il porta a porta resterà rimodulato, integrato con il sistema delle ecoisole, che al momento interesserà una porzione importante del territorio, 11.000 abitanti, 5.000 utenze domestiche. Le 11 ecoisole funzioneranno per ora in via sperimentale, con una serie di valutazioni periodiche per apportare i correttivi necessari. Per questa ragione non sono previsti al momento sanzioni e premi, ma gli utenti che parteciperanno alla sperimentazione potranno contare su una riduzione tari del 30% sulla parte variabile, cumulabile con uno sconto ulteriore del 30% sempre sulla parte variabile per la compostiera. Al sistema si accede tramite la registrazione con la tessera sanitaria del titolare della Tari. Oltre alla raccolta dell'indifferenziato, restano invariati anche i servizi a chiamata per ingombranti e per la raccolta di pannolini e pannoloni tramite l'apposita busta taggata da ritirare dal gestore. L'utenza sarà associata ad un tag, che è un codice definito, per cui per noi sarà possibile risalire effettivamente all'utenza che ha prodotto quel rifiuto. Il ponte Flaiano a Pescara si è illuminato d'oro per la campagna di sensibilizzazione sui tumori infantili. La campagna è supportata dall'ACBE, l'Associazione dei Bambini Emopatici di Pescara.
Ieri sera il Ponte Flaiano si è colorato d'oro per la campagna di sensibilizzazione sul cancro infantile Accendi d'oro, accendi la speranza, promossa da Fiagop e alla quale ha aderito anche l'AGBE, l'associazione genitori bambini emopatici di Pescara. Grazie alla collaborazione con il comune adriatico, il ponte è stato illuminato color oro in segno di sostegno ai bambini e adolescenti affetti da leucemie e tumori solidi. Alla campagna partecipa anche il comune di Spoltore che, come lo scorso anno, metterà a disposizione il convento cinquecentesco di San Panfilo, facendoli illuminare d'oro domani sera. La campagna Accendi d'oro, accendi la speranza farà risplendere di luce dorata in tutta Italia templi, chiese, ponti, fontane e castelli per richiamare l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sui problemi e le necessità dell'oncoematologia pediatrica. Ogni giorno ci sono quasi 700 nuovi casi di cancro infantile in tutto il mondo, in Europa 35.000 casi ogni anno, in Italia circa 2.400, di cui guarisce l'80%. L'AGBE, nei suoi 21 anni di attività, ha sostenuto e dato accoglienza gratuita a famiglie per un totale di 46.600 presenze e offerto trasporto gratuito percorrendo oltre 450.000 chilometri fra Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna e Lazio. La Fiagop invita tutte le cittadine e i cittadini a partecipare alle cerimonie di illuminazione dei monumenti e ad indossare un nastrino dorato, simbolo dell'oncoematologia pediatrica, con cui scattare una foto da condividere sui social, scegliendo uno degli hashtag dedicati all'iniziativa. Lo sport, parliamo di calcio. Il campionato del Pescara si è aperto con un pareggio per 0-0 all'Adriatico Cornacchia contro il Chievo. Scaligeri vicini al colpaccio nel primo tempo. I biancazzurri hanno giocato una discreta gara, anche se condizionata da un organico incompleto e una preparazione ancora da affinare. Il punto alla fine può soddisfare entrambe le squadre. Il Pescara riparte in Serie B con un pareggio e, per quanto visto nell'arco dei 90 minuti, può ritenersi soddisfatta la formazione di Massimo Oddo al cospetto di un Chievo Verona tecnicamente più forte e sprecone, soprattutto nel primo tempo. Prova Gagliarda, Di Fiorillo, il migliore fra i suoi e compagni, che ora torneranno in campo mercoledì in Coppa Italia con il Notaresco, ma con la testa alla gara di sabato prossimo a Reggio Calabria. Il tecnico abruzzese schiera i suoi con il 4-3-2-1 e con l'unica punta di ruolo, l'ex Clivenza. Seter. Sorpresa Bocic dall'inizio con Riccardi in panchina. In difesa spazio a Masciangelo con Drudi e Scognamiglio centrali. A centrocampo Valdifiori, Omeonga e Busellato. I veneti rispondono con il 4-3-1-2 all'Adriatico. Di fronte a 1.000 spettatori dirige Rapuano di Rimini. Avvio equilibrato e senza Cuti, ma con i biancazzurri determinati. Al 19° però gli ospiti sono pericolosissimi, con Fabbro che davanti a Fiorillo mette il pallone sopra la traversa. La risposta degli abruzzesi arriva al 22° con un colpo di testa dell'ex di turno Seter, che fa terminare il pallone sulla parte alta della traversa. Ma i veneti pungono quando possono e al 23° arrivano ancora ad un passo dal gol con Fiorillo, che dice no a Obi. Sugli sviluppi del corner palla Garritano che sfiora il palo. Dopo i brividi corsi in difesa, la squadra di Oddo ricomincia a premere, anche se gli ospiti al 36° si rendono nuovamente pericolosi, ancora con Fabbro che chiama Fiorillo ad un vero e proprio miracolo. Al 39° Masciangelo, infortunato, lascia il posto a Jarosinski, con i biancazzurri in sofferenza al cospetto di una squadra ora più efficace e meglio messa in campo. Si arriva però al doppio fischio di Rapuano sul risultato di 0-0, che al Delfino può stare più che bene. Nella ripresa si parte con il Pescara ancora un po' in affanno e con un rischio al 10° quando Scognamiglio in area su Giorgevic riesce a vincere il contrasto, riuscendo poi a rinviare il pallone. Al 16° Oddo manda in campo Di Grazia per Bocic, con il Chievo a continuare a fare la partita. Al 22° però c'è un lampo abruzzese con Di Grazia che in area Clivenze pasticcia, non riuscendo né a concludere né a servire Galano. Al 25° sulla sinistra Jarosinski crossa a centro area per Bellanova, che praticamente a porta vuota di testa mette il pallone alto. La gara è meno vivace rispetto al primo tempo, con le emozioni che latitano fino al 40° quando il tecnico del Pescara effettua un triplo cambio mandando in campo Ventola, Memusciai e Capone per Bellanova, Valdifiori e Galano. Gli ultimi minuti di gara non regalano però altre emozioni, con lo 0-0 che alla fine forse non scontenta davvero nessuno.
E domani parte anche la Lega Pro e l'avventura del Teramo in campionato. Primo impegno al Bonolis contro il Palermo di Roberto Boscaglia. Nei biancorossi recuperato Cancellotti, mentre Martignago non è stato convocato. Assenti Minelli, Cappa, Piacentini e Di Matteo, mentre Valentini ha risolto i problemi fisici, ma in porta almeno domani dovrebbe esserci Lewandowski. Nel Palermo davanti a Pelagotti, Lancini, Marconi sarà la coppia di centrali difensivi. Se a sinistra tornerà ad agire Crivello nel ruolo di esterno basso, a destra il tecnico ex Virtus Entella e Trapani ha provato Peretti. Odier e Palazzi dovrebbero invece comporre la diga in zona mediana, mentre alle spalle di Saraniti per il terzo giorno di fila Boscaglia avrebbe provato Silipo sulla destra con Santana al centro e Valente in ballottaggio con Floriano sulla sinistra. Comunque facciamo il punto nel servizio. Ah, un'ottima vigilia, la squadra è pronta sia mentalmente che fisicamente. Non credo che domani saremo al massimo, no, della forma, perché il nostro, ripeto sempre, è un processo, un percorso di crescita, e quindi io spero che col tempo riusciremo ad essere quella squadra che può veramente far bene. Oggi inizia il percorso e sono contento dei passi avanti fatti fino adesso. Adesso iniziano le partite, quindi si parte, insomma, si parte però con grande motivazione e con grande convinzione. Certo, il risultato in Coppa Italia aiuta, perché poi sono i risultati che fanno la differenza, però cerco sempre di trasmettere ai ragazzi che è la strada, la strada del lavoro, no? Cosa dobbiamo migliorare, cosa è stato fatto di positivo, e cercare di continuare a progredire. No, loro hanno l'entusiasmo di aver vinto un campionato, quindi quando vinci un campionato parti sempre con grande spinta emotiva. Noi invece guardiamo noi, facciamo il nostro percorso, sappiamo quello che, dove siamo, dove vogliamo arrivare, e non so chi è più avvantaggiato in questa partita. È una partita importante perché è la prima e vogliamo subito far bene, dare un'impronta, però ripeto, è il percorso, il processo quello che mi interessa, non è adesso, è dove possiamo arrivare con questa squadra, quello che a me preme. Certo, ti chiedo se a 8-9 giorni dalla fine del calciomercato ti aspetti ancora qualcosa in entrata, in uscita probabilmente ci sarà ancora qualcos'altro, se ti aspetti comunque già adesso qualcosa in entrata. Allora, no, nel senso che finché non esce qualcuno, noi siamo a posto. Ho giocatori in ogni ruolo forti. Il discorso sono le uscite, che fino a che c'è il mercato aperto noi realmente non sapremo chi continuerà a far parte del Teramo Calcio per questa stagione. Quella è la grande difficoltà, perché se arrivano delle richieste i nostri giocatori purtroppo partiranno, e quindi a oggi no, perché oggi siamo a posto. Certo che se va via qualche giocatore dovremmo far fronte a questa esigenza, ma io credo, ho la massima fiducia nel direttore sportivo, in Sandro Federico e in Andrea Iaconi, e son convinto che già hanno in mano, no? Giocatori da far entrare nel momento che andrebbe via qualcuno, ecco. Quindi mi pare di capire, in questo momento la rosa è numericamente a posto, da questo momento in poi se parte qualcuno arriva qualcun altro, giusto? Una roba del genere, ma questo è stato dal primo giorno che io sto qua, è stato così. È stato un mercato aperto in cui si sono valutate le richieste per i nostri giocatori, sono state valutate e alcune sono state fatte, come quella di Cristini o come quella di Cianci, ma probabilmente l'ultima settimana di mercato è la più infuocata, in cui credo che sicuramente succederà qualcos'altro, credo che sia inevitabile, non in ingresso, nel momento che ci saranno delle uscite. Serie D, subito un derby alla prima di campionato nel girone F, quello tra Pineto e Notaresco. Impegno interno invece per il Giulianova, mentre doppia trasferta nel Lazio per la Vastese e il neopromosso Castelnuovo.
Esordio in campionato per le 5 rappresentanti abruzzesi nel girone F di Serie D. Subito un derby ed è quello del Mariani Pavone di Pineto, dove si affronteranno due squadre uscite con stati d'animo diversi dal mercoledì di Team Cup. Viaggia sulle ali dell'entusiasmo il Notaresco, che ha eliminato il Catania, e tra 4 giorni se la vedrà col Pescara l'Adriatico Cornacchia. Dall'altra parte un Pineto battuto di misura dalla Feralpi Salò, ma che punta decisamente ad un torneo di vertice. Gara particolare per Massimo Epifani ed Ivan Speranza, passati da una squadra all'altra. Il difensore ex Teramo, peraltro autore di una rete capolavoro nella serata del Massimino, guiderà la difesa rosso-blu, mentre sulla sponda opposta c'è chi ha fatto il viaggio inverso come Davide Salvatori. Partire subito forte per le due compagini sarà un imperativo. Il Notaresco, per consolarsi della beffa del sorpasso del Matelica prima dello stop che valse ai marchigiani la promozione in C, ai biancazzurri di Amalo per scandire il ritmo in vetta alla graduatoria. Il calendario mette di fronte due squadre importanti che hanno due organici importanti, e alla prima giornata di campionato sicuramente sarà la partita clou della prima giornata di questo inizio di campionato, e sicuramente non siamo stati né fortunati né noi né il Notaresco, e avremmo voluto magari un impegno meno, diciamo, importante, anche se in Serie D sapete che non ci sono partite facili, quindi è capitato il calendario, il sorteggio. Detto questo, non c'è nessun problema, tanto prima o poi dovremo incontrare tutte le altre squadre, quindi nient'altro da dire, perché poi ci sono altri derby importanti come Castelnuovo e poi la quarta partita mi sembra la Vastese, quindi abbiamo su 4 partite 3 derby. Ebbene, il calendario ha deciso questo, non c'è nessun tipo di problema. Gara interna per il Giulianova, che non ha cambiato guida tecnica ma ha rinforzato l'organico a disposizione di Federico Del Grosso, a partire dal fratello gemello Cristiano, che dopo la fine dell'esperienza a Pescara è tornato nella città natale per aiutare i giallorossi in un girone con tante insidie. In attacco è arrivato Lorenzo Mitta, proveniente da Ligorna, ma con esperienza nella quarta serie anche con le maglie di Montecatini, Borgosesia e Fezzanese. A lui saranno richiesti gol per blindare innanzitutto la salvezza e poi sperare di poter sognare in grande. La sfida di domani è contro il Vasto Girardi, squadra che l'anno scorso, specie in avvio, destò un'ottima impressione. Mi sono dato ancora un anno, vediamo se il presidente poi mi convincerà per fare altri anni, ma ho voluto sposare a caso il Giulianova perché mi sembrava anche doveroso nei confronti di una società e di una città che mi ha visto nascere. Non l'ho potuto fare a Pescara perché ognuno poi ha scelto questo, però mi sembrava ovvio tornare a Giulianova e dare una mano a Giulianova e a mio fratello. Impegno complicato quello che attende la Vastese in trasferta a Rieti contro i laziali appena retrocessi dal campionato di Lega Pro. La formazione biancorossa deve provare a fare risultato dopo lo scossone interno che ha portato al prematuro addio di Massimo Agovino e al ritorno in panchina di Massimo Silva, con la necessità peraltro di recuperare immediatamente il punto di penalizzazione inflitto in classifica. Il test con Pescara e Pineto di qualche giorno fa è stato un buon banco di prova, ma il campionato è un'altra cosa e al Magno Scopigno non sarà facile. Tanti volti nuovi da una parte e dall'altra, ma la difesa aragonese dovrà stare attenta soprattutto a Giordano Fioretti, appena arrivato alla corte Amaranto Celeste. Bomber consumato è anche Mario Titone, ultimo arrivo del Castelnuovo neopromosso e alla prima esperienza nel torneo di Serie D. C'è molta curiosità attorno alla squadra di Guido Di Fabio, che ha appena portato alla propria corte l'attaccante che nell'ultima stagione ha indossato le maglie di Monte Giorgio e Recanatese, ma con tanta esperienza anche nei campionati professionistici. Una squadra che avrà il cerebro di Massimiliano Loviso, altro pezzo da 90 del mercato estivo, e la voglia di mettere al sicuro la salvezza per poi aspirare a traguardi più importanti. D'altronde non è una novità l'ambizione del club. Il patron Marini, il presidente di Flaviano, il responsabile dell'area tecnica Cicchi e il direttore generale Capaldi hanno fatto di tutto per accontentare l'allenatore. Il Fiuggi, primo ostacolo in trasferta della stagione, è avvisato. Ancora sport, anche la WISP Tennis Abruzzo Molise partecipa alla settimana dello sport in corso dal 23 al 30 di settembre, previsti corsi gratuiti per i ragazzi delle scuole. È in corso la settimana europea dello sport che coinvolge anche la WISP Abruzzo Molise, soprattutto il settore tennis. Siamo in questi splendidi campi da tennis del circolo di Marina di Città Sant'Angelo. Sono tante le iniziative che avete messo in campo, soprattutto in questa settimana europea dello sport.
Certo, noi ci occupiamo di tennis a 360 gradi, la WISP come si sa è lo sport per tutti, quindi lo sport aperto a tutti coloro i quali non possono permettersi di fare attività sportiva, quindi noi abbiamo assolutamente aderito a questa settimana della solidarietà, dando la possibilità a tutti i bambini che volessero, di famiglie che non hanno la disponibilità economica di poter far frequentare i ragazzi un'attività sportiva, gratuitamente l'avvio a questo sport. Ovviamente è uno sport che aiuta il distanziamento sociale in questo momento di Covid, perché noi abbiamo tutti i protocolli, rispettiamo tutti i protocolli relativi al distanziamento e alla sanificazione e quant'altro. Ovviamente abbiamo gli spogliatoi e le docce non aperte, perché questo ci dice il CONI, però per il resto abbiamo assolutamente la certezza che quantomeno facciamo di tutto per evitare il Covid. Noi siamo un centro tecnico della WISP, oltre ad essere anche un centro tecnico della Federazione Italiana Tennis, con questo non significa che le due cose non possono essere unite, anzi tutt'altro, la WISP si occupa di avviamento allo sport di base e le federazioni dovrebbero occuparsi dell'avviamento allo sport di alto livello e quindi preparazione olimpica e quant'altro. Noi abbiamo aderito già da tempo al discorso sport e salute che è stato fatto nell'edizione Young 2019-2020. In cui abbiamo fatto partecipare alcuni ragazzi alle attività legate sia al tennis che al badminton, perché noi siamo anche affiliati qui come Circolo Tennis Città Sant'Angelo, dove stiamo parlando, che è affiliato ovviamente alla WISP, anche affiliati alla Federazione Italiana Badminton, con la quale abbiamo fatto un progetto nelle scuole elementari di Silvi e di Pineto, coinvolgendo più di 400 bambini per le attività legate a racchette di classe. È un progetto voluto insieme al MIUR che ha coinvolto tantissime migliaia di bambini in tutta Italia. Questo progetto, peccato, noi siamo riusciti a concluderlo perché lo abbiamo fatto entro febbraio, ma avrebbe dovuto essere poi, come dire, avere una conclusione più bella presso una stazione balneare dove sarebbe stata fatta una bellissima manifestazione finale. Purtroppo speriamo che il 2021 possa darci qualche possibilità in più sportiva e soprattutto per questi bambini levarli dalla strada, dai computer e riportarli veramente su un'attività sana come il tennis. E questa era l'ultima notizia. Tutti quanti i servizi che avete appena visto sono consultabili, se volete, sul canale YouTube della nostra emittente e sul sito www.tv6.it. L'informazione torna alle 23 con l'edizione della notte. Grazie e buon proseguimento.